Adesso vorrei introdurre l'avvocato Lovella Stefanelli, che è coordinatrice della Segreteria del Lavoro. Ringrazio il segretario di Stato, la dottoressa Nuria Regini, per l'opportunità di poter intervenire su un tema che mi sta particolarmente a cuore. Come giurista, come donna, come mamma, quello del lavoro per i nostri ragazzi. Non sempre un dono della sintesi, ma cercherò, soprattutto quando un tema mi appassiona come questo, però cercherò di limitarlo per non portare via tempo a chi tempo mi ha offerto. La volta scorsa ero in platea e ho ascoltato attentamente l'invito rivolto a tutti, ma ai giovani in particolare, di riconsiderare il lavoro come un valore e non come un mero strumento che si aspetta un ritorno economico. Questo assunto mi trova completamente d'accordo. Non è un caso che i primi interventi di modifica legislativa che il segretario di Stato presente ha voluto e attuato e al cui testo ho avuto il piacere di collaborare sia stato il decreto legge del 27 maggio 2011 numero 87, misure urgenti per incentivare l'occupazione dei giovani studenti. Questo decreto legge si apre con un articolo 1 dal titolo scopo, ma in particolare l'articolo 2 finalità, che come giurista mi piace annoiarmi un po' leggendolo nella quasi sua interezza. Le misure incentivanti l'occupazione dei giovani studenti sono tese alla formazione e all'orientamento professionale degli stessi, al graduale approccio al mondo del lavoro anche durante gli anni di studio, alla maturazione personale dei giovani attraverso le esperienze di lavoro, all'acquisizione della consapevolezza che il percorso di indipendenza economica si attua attraverso il lavoro, inteso come valore, sacrificio e gratificazione. Bello, vero? Non c'è dubbio. È pieno di significato e di valori, e nella vita ci vogliono i valori. Tuttavia, quando i nostri giovani non riescono a sfondare il cancello del mondo del lavoro, quando se ne tornano a casa dopo l'ennesimo colloquio umiliante, dove viene loro chiesta un'esperienza per poter essere assunti, esperienza che non hanno, oppure quando varcato il cancello del mondo del lavoro i nostri giovani vengono più o meno gentilmente invitati ad aspettare a casa una nuova chiamata di lavoro, cosa dobbiamo dire loro? Cosa dobbiamo fare per loro? Parto da un dato agghiacciante. In Europa esiste la generazione MIT. Sono milioni di giovani che appartengono a questo popolo. Chi sono? Sono ragazzi dai 15 ai 29 anni. Sono ragazzi che non studiano più, hanno abbandonato, non hanno completato il percorso scolastico. Non lavorano perché non hanno trovato lavoro e non seguono corsi di formazione o di aggiornamento professionale. Non riescono quindi a trovare lavoro, non cercano più lavoro. È un'enorme massa di forza lavoro che resta inattiva e che è ad un passo dal divenire disoccupazione strutturale per uno Stato, in questo caso per l'Europa. Questi giovani si sono rassegnati, non hanno più stimoli, non hanno più fiducia nel futuro, ma soprattutto non hanno più fiducia in loro stessi. In sintesi, manca l'autostima. La stessa perdita di fiducia e di autostima può assalire anche chi, dopo aver completato il percorso scolastico, quindi aver anche completato il percorso degli studi universitari, non riesce a trovare lavoro o comunque non riesce a trovare un'occupazione stabile e di qualità, cioè una occupazione conseguente e congruente agli studi prescelti. Qual è la conseguenza grave di questa inedia? La conseguenza è che tutto il sapere, le abilità e le competenze acquisite con gli studi, siccome non vengono utilizzate, piano piano vengono dimenticate.
e voi irrimediabilmente perse. Il nostro piccolo Stato non può permettersi che nemmeno uno dei nostri giovani cada nell'inedia e vada ad ingrossare le fila di quello che è la generazione leader. Quali accorgimenti allora, quali strumenti si possono utilizzare, quali suggerimenti? Io li dividerei su due piani. Da una parte gli interventi che spettano alle politiche dello Stato per favorire l'occupazione o l'occupabilità. Dall'altro lato i comportamenti virtuosi che spettano ai nostri giovani in cerca di lavoro. E parto da questi. In un periodo più o meno lungo di crisi occupazionale, dal quale sono certa sapremo uscirne, occorre iniziativa, ossia un comportamento attivo, o meglio, come oggi si dice, un comportamento proattivo nella ricerca o nella individuazione del lavoro che si vorrebbe fare. Non aspettare unicamente o a casa un'offerta di lavoro che ti arriva dal telefono dell'ufficio competente, ma attivarsi per proporre e presentare la propria professionalità. Una cosa è inviare via mail un curriculum, un'altra cosa è presentarsi, portarlo di persona al destinatario e poi inviarlo successivamente. Altro suggerimento: accrescere la propria professionalità nei momenti di attesa di un posto di lavoro, ampliando il proprio curriculum di studi, individuando percorsi formativi di specializzazione o di alta formazione anche all'estero, principalmente in settori attinenti al proprio percorso di studio, ancor meglio se su nuovi mestieri o su settori emergenti, quali ad esempio l'energetico, il settore delle tecnologie informatiche, ma anche rivolgersi ai settori tradizionali, come tipico per noi il turismo, magari rivisto, rivisitato con l'applicazione delle tecnologie informatiche. L'iniziativa, inoltre, dei nostri giovani può essere rivolta alla formazione professionale, magari in materie o settori che portano al curriculum un valore aggiunto. Vi faccio l'esempio delle lingue. Allora, la lingua, l'inglese, è trasversale a tutti gli studi compiuti, è un arricchimento, dà delle opportunità ulteriori di lavoro. Ma non solo l'inglese, ci sono oggi lingue richieste come il russo, come le lingue orientali. Insomma, il consiglio che bisogna dare è che a tempo non aspetti tempo, ma l'iniziativa dei giovani può essere rivolta anche a inventarsi nuovi mestieri, nuove professionalità, a diventare imprenditori di se stessi, seguendo però, in questo caso se possibile, i propri talenti e le proprie inclinazioni. Alle politiche dello Stato spettano invece interventi efficaci di orientamento scolastico e di formazione. Ma perché l'orientamento e la formazione siano efficaci, occorre una precisa analisi dei bisogni, delle domande di mestieri e di professionalità, e questo sia nel breve che nel medio periodo. Perché la formazione sia ancora più efficace, ci deve essere disponibilità dei nostri giovani ad andare fuori dalla nostra Repubblica, ad andare all'estero, a formarsi all'estero, per poi ritornare e applicare qui quelle nuove competenze acquisite. Nel nostro ordinamento ci sono vari strumenti che sono a supporto anche di tutte queste iniziative, di questi suggerimenti. I servizi offerti dai nostri uffici, ufficio del lavoro, centro di formazione professionale. Ci sono i voucher formativi di alta formazione all'estero, uno strumento nuovo introdotto proprio dalla Segreteria di Stato al Lavoro, dal segretario presente. Ci sono le leggi sul diritto di studio che riconoscono sussidi, che riconoscono prestiti sulla fiducia per chi si specializza oltre dopo gli studi universitari. Forse vanno però ampliati, rimodulati, forse vanno rimeditati organicamente.
così pure per l'iniziativa economica dei nostri giovani, cioè quella di crearsi un'impresa. Esiste la legge sul credito agevolato per l'imprenditoria giovanile e femminile, ma non basta. Occorre più sostegno ai giovani nel delicato momento di avvio di una startup. Perché non prevedere, ad esempio, un servizio pubblico che metta a disposizione delle nuove imprese giovanili la consulenza di un esperto nel ramo aziendale prescelto, che magari li guidi nei primi mesi di un'azienda, nei primi mesi di vita di questa nuova attività economica? Mi avvio alla conclusione. Quindi, se ai giovani oggi, ma non solo ai giovani, anche a chi non è più giovane, a chi è già nel mondo del lavoro, viene chiesto un atteggiamento attivo nella ricerca dell'occupazione, di una maggiore flessibilità ed inventiva, immaginazione, creatività e coraggio nella ricerca del lavoro, spetta invece alla politica agire immediatamente per ridurre la disoccupazione giovanile, mobilitando tutti gli attori interessati, imprese comprese, soprattutto imprese, per dare vita ad un sistema economico nuovamente sano e virtuoso, che sappia garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ottimali e ricrea opportunità di lavoro per i giovani. Ma serve anche